Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi con l'anteprima 370 con quelle che sono almeno a mio parere le principali novità o le cose che mi sono sembrate più interessanti delle quali mi sentivo di voler parlare un attimino. Sto registrando ad un orario diverso dal solito, quindi tutto più blu perché fondamentalmente c'è più luce da fuori, ma facciamocelo andare bene così e vediamo subito quali sono le cose che sono uscite o stanno per uscire per l'appunto nel corso del mese di agosto e settembre per quel che riguarda la casa editrice Panini. E partiamo dalla sezione Disney, dove abbiamo sui topolini 3480 e 81 i mazzi di carte rosso e nero con le immagini disegnate, ridisegnate per l'appunto da Silvia Zicche. Ormai sto facendo collezione di questi mazzi di carte, per quanto non li utilizzi, li sto tenendo più da collezione che peraltro. Silvia Zicche è un'autrice che mi piace davvero tanto, quindi sono piuttosto contento che si prosegua per l'appunto questo trend e con questa autrice. Andando avanti. Qui ragazzi scusatemi, ma ho sbagliato evidentemente a tagliare un pochettino le cose. Comunque abbiamo la variant di Zio Paperone 50, o meglio abbiamo Zio Paperone 50 e la sua variant, 3,70-6,90 euro se non ricordo male la variant. Il disegno sembra in entrambi i casi di Andrea Freccero, mi sembrano molto molto simili l'una all'altra. La sezione, diciamo quella di Topolino Magazine, segnalava che la regolare sarà metallizzata, la variant avrà degli altri effetti. Non sono un collezionista di Zio Paperone, però in questo caso qui potrei anche farci un pensiero visto questo numero tondo tondo. Andando avanti, abbiamo la prima chicchetta che è Paperino il vento del sud, edito nel formato Disney Deluxe, con tanto di versione completamente restaurata, qualunque cosa questa voglia dire. Sicuramente sarà ricolorata. Sicuramente esce nel formato quello deluxe con le altre parodie e per i preordini entro il 30 di giugno, entro la fine del mese, ci sarà in omaggio una locandina che riprende i nostri paperi e sembra la locandina di un film. Ora, il vento del sud credo è una parodia anche piuttosto lunga se non ricordo male, quindi ha anche un prezzo importante questo volume, visto che il volume da solo costa 17,90 euro, anche se il prezzo è da definire, ma ci potrebbe stare. Niente, sinceramente, penso che lo prenderò e anzi sono abbastanza incerto se abbia mai letto o meno questa parodia. Mi viene proprio il dubbio di non averla mai letta, quindi sarà proprio il modo e l'occasione di poterla leggere. Per quanto io sicuramente, avendo preso con la collana di Edicola tutte le parodie, ce l'avrò quasi sicuramente, però non ho letto tutta quella collana e non ho letto tutte le parodie, quindi vedrò di darci un'occhiata di leggerla in questa edizione qui. Magari farò anche la comparison in quell'occasione quando leggeremo questa qui con la precedente colorazione. Quindi, per l'appunto, potrebbe uscirne fuori un'analisi interessante finale. E niente, agosto esce questa piccola chicca. Quindi, diciamo che le parodie deluxe cominciano ad uscire ad un ritmo di una ogni 2 mesi indicativamente. E anche con questa cosa delle edizioni restaurate ci può stare, curioso di vedere cosa ne uscirà. Sicuramente proverò a fare il preordine, vediamo se mi arriverà o meno la locandina. Mi interessa il giusto in realtà la locandina, però ecco, faccio il preordine per tempo, così se arriva è quella chicchetta in più che male male non fa. La copertina non è segnalata di chi è, visto il tratto molto carpiano a naso Emanuele Bacinelli, però sarebbe anche un bel boost, sarebbe un bel modo di valorizzarlo, questo autore giovane, quindi un po' me lo auguro, però ecco, è una totale ipotesi. Andando avanti abbiamo Pick Up Make Make, dove Make Make è un termine legato all'astronomia che non conosco, quindi faccio mea culpa. E niente, sono curioso di vedere come prosegue la storia di Sisti. Non mi convince per niente Mazzarello. Io metto già le mani avanti. Mazzarello non è un autore così particolare. Secondo me, non è un autore adatto agli stili di PK. Ma vedremo che cosa salta fuori. Mi sembra una soluzione molto di ripiego. Un po' di timore ce l'ho, però staremo a vedere. Ha fatto dei salti da giganti notevoli.
Però ecco, sarebbe messo alle prove con una storia abbastanza importante. Vedremo cosa ne salta fuori. Comunque la storia la leggerò perché sono curioso di vedere dove Sisti voglia andare a parare. Ci viene presentato il Donald's Epic Adventure. Sinceramente non mi aspettavo questa proposta, banalmente perché c'erano un paio di altri volumi ancora inediti che potevano essere ripescati, a partire da Café Zombo, che secondo me era quello più probabile, però è stato scelto Donald's Epic Adventure. Perché dico che era poco probabile? Perché mi immaginavo che questo sarebbe stato un inedito che sarebbe uscito poco prima della versione Panini di Mickey's Crazy Adventure, visto che probabilmente ci avrebbero potuto e voluto fare un cofanetto. Quindi Donald, essendo Mickey uscito già per Giunti, mi immagino sia tra le ultime uscite che Panini farà. Però magari non è detto, faranno Donald, faranno Mickey, poi faranno altre cose, staremo a vedere. Questo qui la prenderò sicuro e potrebbe essere l'occasione anche di leggere Mickey's Crazy Adventure, che ce l'ho da un fottio di tempo e che ancora non ho letto, perché sì, fondamentalmente non ho letto ancora i volumi giunti, li ho comprati ma non li ho letti. Esce anche un nuovo topolibro dedicato alla danza. Se con l'altro topolibro uscito era segnato che era l'ultimo, in realtà non lo è, proseguono. Il tema sinceramente non mi dice un granché, la danza non è questo temone su cui fare un topolibro, a mio parere. C'è una prefazione di Roberto Bolle, ci saranno storie dedicate alla danza per gli ultimi appassionati del tema, fondamentalmente, o per i completisti che hanno tutti quanti i topolibri. Proseguiamo invece con Fantomius, l'inizio e la fine. E qui vorrei dire due paroline, giusto due paroline, senza scendere troppo in critiche o volgarità di sorta. Come sapete, io ho acquistato la Definitive Collection dando fiducia alla collana fin dall'inizio, vuoi perché mi piaceva davvero, vuoi perché comunque erano serie che mi interessavano. E effettivamente la Definitive ha raccolto tutte le storie di Fantomius, dalle sue primissime storie fino alla serie antecedente a questa. E anzi, a dire la verità, è stato fatto un cofanetto con i primi sei volumi, dopodiché è uscito un settimo volume, un numero zero, che non ci stanno nel cofanetto, quello uscito di qualche tempo prima. E adesso la storia prosegue non più sulla Definitive, come era dato da aspettarsi, a mio parere, perché altrimenti non aveva senso continuare a proseguire facendo il volume successivo al cofanetto e fare per l'appunto, ma esce sul topolino extra. E la cosa un po' mi infastidisce. Certo, potrebbe essere che esce sull'extra e poi tra qualche tempo esce anche in Definitive, ma mi sembrerebbe uno spreco di risorse, di tempo e quant'altro, oltretutto così non incentivi né l'uno né l'altro. Non lo so, oltretutto per me che ho letto tutto Fantomius fin dall'inizio, ci avrei tutto Fantomius in una veste, poi da un certo punto cambierebbe veste, è bruttino. E per chi non ha seguito la Definitive, cominciare una serie dall'ottavo volume, chi la comincia? Per quanto effettivamente da qui comincia nei fatti una seconda saga, una seconda era. Non lo so, la mossa non mi è ammetto che la mossa non mi è piaciuta, anche perché non viene data il là alla possibilità di un'edizione economica in Definitive per chi per l'appunto ha seguito la Definitive finora. Però magari è quello che c'è nei piani, per quanto non sia detto. E quindi sono davvero indeciso sul da farsi, cioè l'extra finora li ho presi tutti, anche i numeri che non mi convincevano e che mi hanno confermato che non mi convincevano. Questo potrei non prenderlo perché mi sentirei preso troppo in giro, fondamentalmente, dalla redazione stessa. Non ho nulla contro Marco Gervasio, sono felice che venga valorizzato in questa maniera, però effettivamente la mossa è davvero bruttina. A mio parere è davvero molto molto bruttina. E passiamo a DC Comics, dove cominciamo con Batman, principalmente per segnalare l'inizio di un nuovo team creativo, quello composto da Joshua Williamson, George Molina, Michele Giannin e tanti altri disegnatori. In particolare è Joshua Williamson ai disegni. Non prenderò ovviamente gli spillati, aspetterò il volume in digitale americano, però Joshua Williamson è un po' l'autore che in questo momento è un po' il factotum e quindi magari quello che succede qui avrà a che fare anche con la futura crisi. Sicuramente avrà a che fare con la sua gestione di Robin.
Vi segnalo poi che finito il Batman in edizione bestseller, arriva la Justice League di Grant Morrison, con tanto di edizione variant per le fumetterie. Questa gestione qui io penso di averla tutta in volumi brossolati americani, quindi prima o poi quando avrò tempo la leggerò, però boh, probabilmente essendo una storia della fine degli anni 90 in un formato piccolo ancora riesce a reggere. Mi ricordo che lessi in questo formato, se non ricordo male, o similare, per quelli di R.V. Lion, la storia Torre di Babele, che è comunque parte integrante di questa gestione, o comunque sia di una parte centrale di questa gestione, perché mi sembra che non sia scritta da Morrison ma da Mark Waid, ho questo lapsus, però va bene così. Comunque è sempre parte di questa serie, di questa gestione qua, perché a Grant Morrison si alternava e poi è succeduto Mark Waid. Non penso di prenderla perché per l'appunto ce l'ho già in formato americano, però dovrebbe essere una bella gestione, abbastanza leggibile e fruibile perché era ancora un Grant Morrison non del tutto folle, non del tutto pazzo, che aveva a che fare con dei personaggi mainstream. E quindi va bene così. Sempre in questo formato qui, non ho preso la didascalia, ma va bene così, esce l'ultimo numero invece del Superman di Byrne, che si conclude col 20° numero. Mi sono perso quando sono usciti un paio di capitoli che evidentemente magari ho sbagliato io a segnare, ma va bene, quindi mi aspettavo un 21° numero, ma a quanto pare finirà col 20°. Proseguiamo dicendo che esce un volume dedicato a tutte quante le eroine che hanno indossato il manto, che sono per l'appunto diventate Batgirl. Viene segnato un volume 1, ma da quel che avevo capito in America è uscita come miniserie di 6, quindi dovrebbe esserci tutto. Però metto le mani avanti. Ciò su cui ci ho fatto caso fin da subito, 160 pagine, sono passate a 17 euro, mentre prima era 16. C'è un aumento dei brossurati. Segnalo questa cosa qui perché mi sono reso conto, principalmente con Marvel, che c'è sicuramente stato un aumento dei cartonati. In DC l'ho avvertito poco o non mi è sembrato tale, però intanto vi annuncio che quello lì potrebbe essere aumentato. Esce per eventi DC Presidente Lex, storia che non ho mai letto e che quindi prenderò in questa veste. E probabilmente anche qui possiamo vedere un aumento del prezzo, perché 300 pagine cartonate stavano circa 30 euro, adesso siamo passati a 32. Quindi, se tanto mi dà tanto, è chiaro che su un volume di ampia folazione si avverte di meno l'aumento, però mi sembra che ci sia. In ogni caso, Eventi DC è una di quelle collane che mi interessa, principalmente perché, essendo neofito in DC, mi va di avere tutti gli eventi raccolti per bene in volumi e quindi lo prenderò più che volentieri. Vi segnalo questo Black Manta Assassini del Mare, principalmente perché questo volume qui fa parte della strada che ha portato alla nuova serie regolare di Aquaman con la E, non con la A, perché saranno più di uno. Quindi non so quanto sia fondamentale, però nel caso, se siete incuriositi e volete sapere come sarà la nuova serie di Aquaman, prendete questo come spunto d'inizio per ciò che sarà, come diciamo prologo a ciò che sarà. Si va avanti con un Absolute che è quello di Promethea, serie di Alan Moore che non ho mai letto, che potrei provare a recuperare. Non so se in questi Absolute o se provare a cercare se ancora sono ancora trovabili i volumi R.V. Lion, però in un momento in cui avrò meno letture arretrate magari, che ne ho fin troppe. Ciò detto, è una serie cult, è una serie, uno dei capolavori dell'esoterismo a fumetti. Alan Moore non ha bisogno di presentazioni, J.H. William III neanche, quindi è una bomba sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista della storia, considerando gli autori, in un'edizione che mette ancora più in risalto il tutto. Quindi, che ve lo dica, fa. È sicuramente un'opera consigliata, anche se non la conosco, proprio per l'importanza degli autori che ci sono sopra. Vi segnalo anche l'uscita dell'omnibus di Flashpoint, dove sì, qui ho visto che c'è l'aumento perché
e finora nessun omnibus aveva superato i 100 euro, anzi avevano raggiunto i 100, 100 euro se non ricordo male, quelli con la foliazione più ampia possibile che dovrebbe essere su per giù quella segnalata qui, quindi le 1500 pagine. L'omnibus passa a 114 euro, che non è poco, non è affatto poco. Anche perché è vero che qui c'è tutto Flashpoint, ma dall'altra parte è altresì vero che tutto ciò che serve per seguire Flashpoint è la miniserie a sé stante. Tutto il resto sono approfondimenti e sarebbe in realtà quasi più carino avere la possibilità di scegliere quali extra seguire, quali extra non seguire. Non si può fare in questo omnibus in particolare perché qui ci sarà comunque tutto. Se vi interessa tutto dell'evento Flashpoint, questo può essere il modo per averlo nel formato unico, più grande che si può. Io me ne tiro fuori avendo già letto Flashpoint, mi è piaciuta molto come evento. È quello che ha dato il via ai New 52, per dare un'idea della sua importanza. Vi segnalo come storie importanti il Deluxe di Batman, la sorte che colpì Gotham, che vede Mike Mignola avvenire sui testi del Cavaliere Oscuro in una miniserie di tre episodi che saranno molto particolari. Questa storia qui è stata ristampata più e più volte, tant'è che questa che Panini ci propone è il formato Deluxe, quindi è il formato. Così come cosa è successo al Cavaliere Oscuro, un pochettino più alto rispetto allo standard del comic book normale, ma non con lo slipcase e tutto il resto, un formato un pochettino più grande, fondamentalmente. Questa è un'altra di quel ciclo di storie che non ho mai letto, ma essendo un Elseworld, non lo so, mi ha sempre detto il giusto, nonostante dietro ai testi ci sia Mike Mignola. Ed è presente anche Batman la setta, scritta da Jim Starlin per i disegni di Bernie Wrightson. È una storia che dovrebbe riguardare i culti, comunque cose un po' esoteriche, che con Batman si prestano il giusto, a mio parere, ma questa nello specifico in tanti dicono essere particolarmente bella. Mi sembrava l'avessero annunciata per la DC Library, qui viene annunciata in realtà essere un DC Deluxe, quindi anche qui formato più grande. Visivamente non sono sicuro che l'autore sia lo stesso della copertina, perché in tal caso la copertina sarebbe tanta tanta roba. Il prezzo di 28 euro un po' mi spaventa, nonostante io non abbia mai letto la setta, però a questo punto penso che potrei cercarmela in un formato più economico. Per seguirmi questa storia, che comunque è una foliazione importante, le 200 pagine non sono affatto poche. Passiamo invece a Marvel, dove vi segnalo che in quel di agosto, l'ultima settimana di agosto, arriverà Amazing Spider-Man numero 1, la ripartenza dopo Batman Beyond, il nuovo punto di inizio per i lettori. Avrebbero potuto far sì che questo numero 1 coincidesse con l'800 numero italiano, perché questo è l'801esimo. Fa strano che l'800 numero italiano sia comunque legato alla fine di un ciclo e non un inizio, che sarebbe stato anche un bel modo per celebrare le cose, ma ce lo facciamo andare bene. Se volete iniziare a leggere Spider-Man, questo è un buon punto di inizio. Inizia anche l'evento di Hulk vs Thor, Vessili di guerra, che sarà suddiviso, sarà rispartito tra Marvel miniserie e le testate regolari di Thor e Hulk. Quindi, se volete seguirlo, dovete acquistare un pochettino di robe. Donny Cates ai testi, tanti invece i disegnatori. Sarà il motivo per cui, oltre a Thor in americano, dovrò recuperare anche Hulk, almeno i primi volumi, per poter leggere questo crossover. Vi segnalo anche che finalmente arriva la testata regolare di Capitan America, che vedrà sia evidentemente una storia con Steve Rogers che con Sam Wilson, e usciranno infatti copertine dedicate ad entrambe le iterazioni del personaggio. Andando avanti, vi segnalo un saggio scritto da Fabio Licari e Marco Rizzo, dedicato ai 60 anni di Spider-Man. Il formato è gigante, quindi ci saranno immagino anche illustrazioni, usciranno diverse altre cose, quindi non sarà solamente testo. E consigliato agli amanti del personaggio di Spider-Man, mi sento di dire, anche per capire, conoscere, sapere. Non penso di prenderlo perché non sono così fan del personaggio, però ecco, si tratta di un bel modo per cominciare a celebrare i 60 anni del personaggio.
Vi segnalo anche che usciranno 4 volumi dedicati agli Skrull che saranno riuniti in un cofanetto. Questo perché sta per uscire la miniserie Secret Invasion su Disney Plus e quindi giustamente Panini vuole monetizzare. Sinceramente non ho mai letto Secret Invasion e di conseguenza non ho mai letto neanche il resto di ciò che ci sarebbe in questo cofanetto. Ora, non penso di aver preso le immagini dei singoli cofanetti, e sì, ve lo confermo, però io sinceramente prenderei La Guerra Kris Kral e Secret Invasion, i due dei 4 volumi che compongono il cofanetto li prenderei. Gli altri due mi sembrano molto meno appetibili, molto meno interessanti, nonostante ci sia un po' tutto quello che riguarda gli Skrull in questo cofanetto, che in realtà quindi non è neanche tanta roba. Si parla di volumi, sono volumi dalla foliazione abbastanza importante, se non ricordo male, sulle 300 pagine l'uno. Di fatto sarebbe stato un omnibus, anche perché in realtà gli eventi sono solo gli eventi, non ci sono tutti i corollari, i tie-in e quant'altro. Quindi, non lo so, non avendolo mai letto ci faccio un pensierino. È anche vero che credo che Secret Invasion sia anche uscito o stia per uscire in formato must have, e forse a quel punto mi comprerebbe in quel formato, così che si possa risparmiare qualche eurino. Vi segnalo che in formato invece gigante, quello con slipcase, esce. Stanno uscendo un po' degli ultimi eventi ed esce anche Avengers vs X-Men. Così, per non farci mancare nulla, dopo per l'appunto le guerre segrete. Bene, cioè, mi piace questa idea che si voglia valorizzare gli eventi in questo formato mega gigante. Non sono ancora convinto che siano utili i volumoni con gli slipcase, ma va bene così. E invece qui vi posso far vedere come secondo me i prezzi siano aumentati. 112 pagine costavano 16, adesso costano 18 euro, lo vediamo in Spider-Woman, il diavolo nei dettagli, e anche quei 19 euro per un volume da meno di 140 pagine per Capitan Marvel mi torna poco. Non dico nulla di questi due volumi perché non ne so nulla, però volevo segnalare per l'appunto l'aumento dei prezzi dei cartonati, che credo sia aumentato di un paio d'euro così di default. Vi segnalo invece per Panini Comics l'uscita di questo volume dedicato ad Avatar. Sta per uscire il secondo film e Panini ci propone tutte le serie edite da Dark Horse dedicate a questo universo, e nulla da dire, quindi vedremo come sarà il film di James Cameron. Non penso che seguirò le storie a fumetti, non sono così patito di Avatar come film, per quanto riconosca che visivamente era tanta tanta roba ed è ancora tanta roba tutt'oggi. La storia minimale, tutto quel che volete, apprezzabile, ma ecco, non che mi abbia mai fatto impazzire, se non che graficamente è molto molto bella. E vi segnalo che per l'appunto esce il primo dei volumi dedicati ad Avatar, e per i fan e gli appassionati sarà un bel modo, anche perché da quel che ho capito sono stati tenuti in considerazione per le trame per l'appunto del film. E infine per Planet Manga vi segnalo, che in realtà è un po' anche Disney se vogliamo, Kingdom Hearts Chain of Memory Silver numero 1. Un po' perché in realtà non ci sono novità di sorta, e segnalarvi cose già iniziate a poco senso, e esce anche il cofanetto, quindi Panini ha deciso di ripubblicare tutto Kingdom Hearts, tutti i manga di Kingdom Hearts con cofanetti, per la gioia degli amanti dei cofanetti e di Kingdom Hearts. E Chain of Memory saranno 2 volumi, hanno anche una foliazione importante. Il prezzo in realtà rimane abbastanza standard, molto simile al precedente, quindi meglio. E niente, non lo prenderò perché l'ho lesso ai tempi nel formato vecchio. Cos'era, Planet Manga, Disney, ma non era Disney Manga, non mi ricordo come si chiamava quell'etichetta. Comunque la lessi ai tempi, poi ho giocato al videogioco anni dopo e era completamente un'altra roba il videogioco rispetto al manga, che va a riassumere decisamente troppo. E con questo direi che è davvero tutto quello che c'era di interessante sull'anteprima 370 per quel che riguardano le edizioni Panini. Con questo vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video e ci vediamo nelle prossime video opinioni del canale. Ciao!